Buongiorno consiglieri, seduta di Buongiorno, consiglio signor del 2 marzo 2021, sono le ore 9:48. Appello. Presidente. È molto più lento che il computer. Teresi. Presente. Aiello. Presente. Altadonna. Cavaliere. Presente. Di Gesù. Presente. Figuccia. Figuccia. Assenta. Losardo. Presente. Lucido. Presente. Palazzo. Presente. Stabile. Stabile. Assente. 8 presenti, 2 assenti. 8 presenti, 2 assenti, la seduta è numero legale, dichiaro aperta la seduta. Buongiorno consiglieri, buongiorno agli uffici. Allora consiglieri, velocissimamente, io vi informo che sto per uscire dalla seduta di consiglio perché abbiamo una riunione, gli 8 presidenti con l'assessora Marano e gli uffici del decentramento per capire le modifiche al nuovo regolamento che sono state apportate, come ci si comporta nella gestione dei nuovi consigli, perché il regolamento entrerà in vigore dall'8 marzo, quindi da lunedì prossimo. E come voi sapete ci sono alcune modifiche che cambiano di fatto la modalità del nostro consiglio, delle nostre commissioni, quindi abbiamo questa giornata di studio e di valutazione con gli uffici su come comportarci sulle sedute di consiglio e su altri adempimenti che sono Ma c'è cambiati. qualcuno che lo ha spiegato all'assessore presente? Perché E lui ci vuole qualcuno che glielo spiega all'assessore. penso che abbiano studiato gli uffici, quindi incontreremo gli uffici e l'assessore proprio su questo. Quindi spero anche domani di darvi alcune informazioni e delle comunicazioni maggiori su come organizzarci sulle sedute di consiglio. Per questo motivo io devo abbandonare la seduta di consiglio e partecipare a questa importante riunione. Quindi domani spero di darvi delle comunicazioni, delle informazioni maggiori su questo versante. Quindi niente, questo vi volevo dire, questo vi ho comunicato, che così viene messo anche a verbale e abbandono la seduta e ci vediamo domani per ulteriori informazioni. Grazie, buon lavoro e a domani. Buona giornata, ragazzi. Buona giornata, Presidente. No. Buongiorno, Presidente. Buona giornata anche a lei. Allora, consiglieri, ci sono interventi sulle comunicazioni oppure per quanto detto dal Presidente, qualcuno vuole intervenire? No, la confusione no, no tutti però. A uno a uno. Presidente, io mi riservo di intervenire domani alla presenza del Grazie. Presidente Teresi. Grazie, consigliere. Non ci sono altri No, interventi a questo. Sì, Presidente, prego. io desideravo appunto interloquire con il Consigliere Presidente, Losardo, scusi se purtroppo. vi interrompo. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Figuccia, sono presente. Buongiorno. Buongiorno. Oh, quale piacere, consigliere Figuccia. E Prego, allora, consigliere Losardo. sì, no, io purtroppo forse il presidente non mi ha sentito, infatti avevo detto di aspettare un minuto. No, gli volevo proporre eventualmente di portare avanti una mia proposta, che sarebbe questa. Perché non cercare di fare votare
al Consiglio Comunale nelle more appunto di rivisitare tutto il regolamento. Credo, infatti ho saputo che a quanto pare questo il percorso così che si adotterà di riportare in Consiglio il regolamento, però nelle more che appunto si perda tempo e trascorrono molti, molti giorni, perché non fare votare, per esempio, se con i capigruppo del Consiglio Comunale, non fare votare un ordine del giorno con il quale si potrebbero, diciamo, modificare, perché chiaramente il regolamento è quello che è attualmente, ma votare un ordine del giorno che sia un atto di indirizzo, diciamo che in maniera tale che i dirigenti possano, per esempio, dare dei consensi scritti facendo riferimento a quell'ordine del giorno. Infatti noi abbiamo visto che il nuovo regolamento prevede addirittura di un terzo della durata totale. Le commissioni non si possono sospendere, le commissioni non possono effettuare sopralluoghi se tranne che ci sia l'assenso, il permesso a parte dei dirigenti per casi particolari e via discutendo. Diciamo che è molto farraginoso e quindi il dirigente, insomma, potrebbe anche non dare queste autorizzazioni. Se invece già c'è un atto di indirizzo da parte di un ordine del giorno, quindi diventerebbe un atto di indirizzo del Consiglio Comunale, il dirigente chiaramente può fare riferimento nelle autorizzazioni a questo ordine del giorno del Consiglio Comunale. Non so se ho reso l'idea di quello che voglio dire, ecco, spero di essere stato chiaro. Quindi volevo dire questo al Presidente, magari più tardi lo contatterò affinché possa risentire la registrazione appunto con questo mio rilievo, con questo suggerimento. Ecco, questo volevo dire al Presidente, che purtroppo se n'è andato, e quindi l'ho socializzato a tutto il Consiglio anche in assenza del nostro Presidente. Grazie, grazie. Grazie consigliere Sardo. Anch'io avrei tanto da dire e così via, però giustamente in assenza del Presidente. Buongiorno Presidente. A domani. Buongiorno consigliere Stabile. Io non ho altri. No, io chiaramente Presidente, il mio era un suggerimento da fare proprio in fretta e furia, ecco, in maniera da farlo votare al Consiglio Comunale questo ordine del giorno, ecco, perché sappiamo i tempi sono quelli che sono per l'approvazione di un eventuale nuovo regolamento. Secondo me, consigliere Losardo, è opportuno che questa cosa al Presidente gli venga detta subito anche tramite una telefonata, perché in considerazione che hanno l'incontro gli 8 presidenti con gli uffici del comune, con l'assessore comunale del decentramento, ritengo che questo sia un atto importante e che si possa espletare nella velocità immediata. Per cui ritengo che secondo me lei anche, se il Presidente in considerazione che non c'è, anche telefonicamente, e penso che è supportato da tutto il Consiglio, penso può anche già dare questo suggerimento al Presidente, in considerazione che si sta recando per un incontro con gli 8 presidenti, con l'assessore al decentramento e gli uffici. Sì, questo lo posso fare, spero che sia condiviso anche dai miei colleghi, ecco, questo. E io infatti questo ne ho anche sapere, ecco. Ne ho pure citato, io ho pure citato, infatti, dicendo sì. Penso che sia un suggerimento che sia anche per tutto il Consiglio propositivo. Ci sono altri interventi perché, in merito? Perché sinceramente ci sarebbe da fare, come aveva detto in Camera Caritatis il consigliere Palazzo, appunto, di farlo durare 10 minuti, ma no, come una sorta di protesta, ecco, verso questo regolamento. Fratelli dice, in maniera tale che già con 3 minuti si potrebbe percepire il gettone, dico.
potrebbe essere un atto di protesta da effettuare, per esempio, per 30 giorni, ecco, che dir si voglia, ecco. Certo, non è male l'iniziativa, far capire che c'è Appunto, una protesta in è appunto. merito a questa. Del resto, Esatto. se non serviamo a nulla, insomma, Anche e perché. magari poi questi gettoni si potrebbero dare anche in beneficenza, a parte mia non ci sono problemi. Concordo con lei, concordo con lei. Anche perché vorrei ricordare, come disse poc'anzi lei, dice, se in realtà non serviamo a nulla, per cui ci permettiamo anche di poter contestare un regolamento fatto da un'amministrazione e che secondo me è peggiorativo rispetto a quello che è stato decaduto. Comunque. Sì. No, perché in fin dei conti, caro Presidente, io asserisco una cosa, a prescindere dai consiglieri comunali, quindi dal consiglio comunale che ha fatto quello che ha fatto. Io non voglio entrare in merito a quali siano stati i motivi, comunque ci sono stati sicuramente ostacoli da parte della maggioranza e di qualche altro gruppo. Gruppo consiliare, gruppo politico, su questo non ci piove. Poi sappiamo tutti che a Palazzo delle Acque una maggioranza non esiste. Addirittura volevano fare tutto quanto modificare di forza con 18 unità, e sappiamo tutti che invece ci volevano ben 21 voti favorevoli per modificare il regolamento. Magari forse qualcuno non lo sapeva, ma con 18 non potevano fare nulla, non potevano assolutamente dettare legge. Ho seguito qualche stralcio delle sedute di consiglio comunale. A un certo punto c'era stato qualche consigliere, chiaramente d'accordo anche con qualche altro capogruppo. Che aveva dato dei suggerimenti nel senso che questi suggerimenti sono stati recepiti anche dal presidente Orlando, che infatti l'ha detto pure lui, ovvero di apportare quelle piccole modifiche necessarie a non ostacolarci a non penalizzarci maggiormente durante le sedute come regolamento, e poi entro 60 giorni riportare, quindi votare queste piccole modifiche e poi riportare al Consiglio Comunale di nuovo il regolamento per farlo come si deve veramente per far sì che eventualmente lei si dia più potere, ecco, più deleghe, più potere alle circoscrizioni. Ecco, era questo il percorso da fare, data la situazione che si era venuto che si era venuto a creare. Non credete che qualche consigliere, che magari sembrava dall'intervento, fosse a favore, perché chiaramente magari quello che dava dei suggerimenti come se fosse a favore, invece era il primo eventualmente a cercare di penalizzare tutte quante le circoscrizioni. Questo ve lo assicuro con certezza. Purtroppo non si è voluto seguire questo suggerimento, il Consiglio Comunale non ha partorito nulla, ha fatto sì che il regolamento fosse approvato dal commissario, e quindi così come era stato presentato. Ecco, e io voglio dire questo: ma come si può presentare un regolamento del genere? Ecco, io la prima colpa ce l'ho all'amministrazione, la do agli assessori che si sono succeduti, al sindaco, che chiaramente che nel suo programma aveva detto che avrebbe dato forza al decentramento, invece così non è stato. Cioè, non si può presentare con questo, l'amministrazione, con questo regolamento, veramente, che è un regolamento beffa per le circoscrizioni. E infatti, votato così com'è, ci ha penalizzato ancora di gran lunga, e non ha dato nulla, nulla alle circoscrizioni. Quindi la prima colpa, la maggiore colpa, ce l'ha, secondo il mio punto di vista, modesto parere, l'amministrazione, che ha presentato questo pseudo regolamento che non lo so, forse nelle volontà di qualcuno, forse
dava potere alle circoscrizioni, ma assolutamente, assolutamente nulla. Sono stati degli incompetenti, e noi stiamo pagando le conseguenze di questa incompetenza. Grazie, Presidente. Presidente, posso? Sì, prego, ne ha facoltà. Sì, no, io intanto sulla l'idea del consigliere Losardo di lavorare in maniera veloce su anche sugli emendamenti che erano stati presentati dai presidenti per sì, ma su questo dice qualcuno buono c'è da prendere che si può votare subito. Sì. Allora, scusa, giorno, sono interrotta. Sono assolutamente d'accordo, anzi direi che è fatto un primo incontro, io inviterei a partecipare a una nostra riunione di consiglio nel quale discutiamo, diciamo, di questo argomento, invitare tutti i consiglieri comunali, chi vuole partecipare partecipa, chi non vuole partecipare non partecipa, per cercare una, in questo nuovo percorso, diciamo, una condivisione immediata. Per quanto riguarda la questione dei 3 minuti, 5 minuti, in realtà sono per gli scioperi al contrario, cioè per far vedere eventualmente che lavoro più di quanto lavora un consigliere comunale, quindi io direi di farlo durare 6 ore e non 3 minuti, ma questa è una mia idea personale, perché quello che faccio, a prescindere dal regolamento sul decentramento, do un valore a quello che faccio e non voglio minimamente che una provocazione possa diventare un'arma per i cittadini per dire approfittate di questo brutto regolamento comunque per fregarvi un gettone in 3 minuti. Io invece sono per farla durare 6 ore, quindi dovrei stare almeno 2 ore. L'ultima cosa, Presidente, ha ragione anche qua il consigliere Losardo quando dice che l'amministrazione ha una colpa grave su questo regolamento, e la colpa grave che io do all'amministrazione è il tempo, essere arrivati al commissariamento. Dopodiché, pur avendo ragione il consigliere Losardo quando dice ci volevano 21 persone, quindi dobbiamo dedurre che è stata la minoranza a non volere appoggiare i 21 voti favorevoli. Sì, sì. Dico, quindi è stata la minoranza a non volere appoggiare e a far arrivare a 21 i voti favorevoli necessari, e quindi se vogliamo politicamente dare una responsabilità a quello che è successo in aula, quindi la prima responsabilità è dell'amministrazione, perché ci ha messo 2 anni, 3 anni, quello che ci ha messo, si è fatta commissariare prima di discutere il regolamento. La seconda responsabilità, è chiaro che in quello che è successo, va data a chi non ha consentito che si arrivasse al numero di favorevoli per poter approvare il regolamento con gli emendamenti presentati dalle circoscrizioni nelle persone dei presidenti. Anch'io ho assistito a qualche stralcio del Consiglio, mi pare che all'articolo 4 proprio si sia evidenziata questa assenza di maggioranza, e quindi ripeto, su quello che è successo negli ultimi giorni, per quanto mi riguarda, è stata l'opposizione a non volere dare questo numero 21 alla maggioranza, come se da un lato strumentalmente si volesse annacquare, boicottare e bocciare appunto il regolamento emendato con gli emendamenti che erano stati presentati. Quindi per quanto riguarda le dinamiche d'aula, non possiamo che dire che è la minoranza che ha affossato e annacquato il regolamento. Grazie. Non sono d'accordo assolutamente. Quindi la minoranza, l'opposizione deve sottostare a ciò che dice la maggioranza, senza replicare, applicando scelleratamente quello che proponeva la maggioranza. Ma no, consigliere Altadonna, mi sa che stiamo sfiorando l'inverosimile. La maggioranza, per andare avanti con i muscoli, deve avere 21 voti favorevoli. La maggioranza, poi, se non c'ha questi numeri, che vada a casa. Quindi, benissimo, sono d'accordo su questo. Ma allora, il regolamento con gli emendamenti concordati dalle circoscrizioni non è passato, perché mancavano 3 voti favorevoli alla maggioranza. Lei ha letto tutti gli emendamenti? Ha letto tutti gli emendamenti, consigliere Altadonna? Se ne vado a rileggere qualcuno. Ce ne sono di quelli improponibili, proprio nella maniera più assoluta. Gli emendamenti presentati anche in aula dal consigliere Caracausi,
dal consigliere Forello, al quale è stato dato prima parere positivo dagli uffici. Allora, poi è stato secondo il mio punto di vista, magari il consigliere Forello è uno degli artefici affinché questo argomento non venisse approvato. Esattamente, e quindi che sto dicendo? La minoranza. E chi è la minoranza? Vabbè, ma questa è una minoranza particolare. È comunque una minoranza, consigliere. Non sto puntando il dito, se vuole le faccio nomi e cognomi, però le ripeto, siccome ho seguito anche gli emendamenti presentati estemporaneamente dai consiglieri Caracausi, dai consiglieri Forello, ripeto, tra l'altro con grande imbarazzo degli uffici comunali, perché a due emendamenti esattamente identici era stato dato ad uno parere favorevole, ad uno parere contrario. Esattamente identici, quindi si è dovuto sospendere la seduta. Quindi sono da questo punto di vista imbarazzante l'amministrazione, quello che ha fatto e come si è comportata. Però ripeto, da 18 ad arrivare a 21 bastavano tre consiglieri dell'opposizione che tre consiglieri che chiaramente dovevano dare seguito alle scelleratezze della maggioranza. Ho capito. Vabbè, abbiamo seguito il consiglio. Solo punti di vista. Era quella di votare il regolamento con i soli emendamenti dati dagli presidenti. No, ma non si potevano votare tutti. Si dovevano votare, come ho detto poc'anzi io, quelle cose che non ci penalizzavano al massimo, come invece è accaduto. Ci siamo votare soltanto quelle modifiche appunto non penalizzassero tanto le circoscrizioni, e poi entro 60 giorni riportare il regolamento al Consiglio Comunale e quindi tutti lavorare in maniera uniforme, in maniera coesa, interagire veramente per portare avanti le circoscrizioni. Ecco. Io devo dire su alcuni passaggi, ognuno giustamente ha la sua visione, alcuni passaggi non li condivido, nel senso che c'era un'opportunità straordinaria, quello che era arrivato il regolamento sul decentramento in aula per poterlo approvare. Io porto l'esempio banale, vediamo se era il bilancio, se in un modo o in un altro non lo approvavano nell'arco, se no se ne andavano tutti a casa. La mozione di sfiducia, presidente. Il ragionamento era questo: il decentramento bisognava soltanto che i capigruppi di maggioranza e opposizione sospendevano la seduta per un'ora, un'ora, due ore, chi tu chiede, prendevano tutti gli emendamenti, tutti. Li valutavano tutti assieme, entravano in aula e si faceva la battaglia per votare il decentramento con le modifiche apportate e dovute. Il senso di approvare un regolamento per poi fra 60 giorni portarlo in aula, perdonatemi, è una bazzilletta, perché poi fra di qua 60 giorni sa cosa accadeva? Di tutto e di più, non lo portavano più in aula. Allora il ragionamento qual era? Si doveva fare un ragionamento politico istituzionale, non guardando, siccome si tratta di decentramento, non guardando colori politici, né maggioranza né opposizione, si doveva guardare soltanto il bene delle periferie e di queste circoscrizioni. L'alternativa qual è? O li tolgono o mettono il decentramento vero, non il regolamento fallocco questo. Questa è la realtà, è inutile, lo facevamo in quel modo, si faceva la modifica, poi dopo i 60 giorni, ma di chi stiamo parlando? Forse non è chiaro, finirono le amministrative, domani mattina è di nuovo Natale, forse non vi rendete conto, il tempo passa, sa come? Ora stiamo parlando, domani siamo a Ferragosto, di che state parlando? Io, credetemi, mi sento parlare. Ormai avevo avuto troppa risonanza. Aveva avuto troppa risonanza, quindi non è come dice lei, presidente, assolutamente. Entro 60 giorni l'avrebbero messa all'ordine del giorno, sì, chiaramente è all'ordine del giorno. Come ha dichiarato, io l'ho assistito in maniera assidua, glielo posso assicurare, e le dico che erano. Vabbè, è sempre un suo punto di vista, è sempre il suo punto di vista, è sempre la sua decodifica, presidente. Quindi dico, non è che quello che dice lei è cattedratico nella maniera più assoluta. No, forse non mi sono spiegato. Io ho detto, è il mio punto di vista. L'ho detto adesso. Come? L'ha detto adesso. Non è così. Ho fatto una premessa all'inizio. Ho detto premessa che ora quello che sto per dire è un mio punto di vista. E poi ho iniziato il ragionamento. La prego di stare più attento quando qualcuno interviene. Grazie. Allora, si vede che ero distratto. Ora riascolterò la.
per conferma vi ascolterò la registrazione. Vabbè. Perfetto. E le prendo atto che per ascoltare la registrazione ed è confermato quello che ho detto io, mi mandi un messaggio anche in privato. Ok? No, lo sa. Va bene, lo dia per cosa fatta. Vi posso assicurare che tutti gli interventi dei consiglieri comunali, io non parlo, ripeto, né di maggioranza né di opposizione, io sono dall'avviso che il decentramento non dovrà avere colore politico, era soltanto un problema serio e che davvero si poteva dare una svolta a questa città, perché gli unici che possono dare una svolta alla città e alle periferie sono i consiglieri di circoscrizione. Quando però li mettono in condizione di poter lavorare, non sicuramente... Dovevano essere gli uffici e l'assessore di Arramo che doveva presentare un regolamento decente, che doveva subire pochissime modifiche, ma non essere stravolto. È un regolamento indecente quello che hanno presentato gli uffici e l'assessore. Hanno avuto 6 anni di tempo per poter lavorarci. Ma che cavolo hanno fatto? Presidente, mi deve perdonare. Lo lasci stare il consiglio comunale. Lei deve andare a monte. Deve vedere il regolamento che è stato presentato. È una ciofeca, è una schifezza. Io vado sulla fattibilità delle cose, ciò significa se l'amministrazione ha fatto un danno quanto una casa, non è che il consiglio comunale, siccome l'amministrazione ha fatto un danno, ci mette una pezza, dice un danno ufficio noi e un danno facciamo noi. I consiglieri non sono tecnici. Il consiglio comunale lo poteva stravolgere e dava una risposta chiara a questa amministrazione. Siccome il consiglio comunale, sentendo tutti gli interventi uno per uno di tutti, vi posso assicurare che ognuno voleva la statua d'oro, e allora bellissimo il decentramento, finalmente erano tutte favole, era un ragionamento tutto concordato per poi creare una finta sciarra e farglielo fare al commissario. È inutile che ci nascondiamo, questo è. Di che stiamo parlando? La proposta c'era stata, non è stata disattesa. Arriva in atto una persona che è in coma, l'ospedale cosa deve fare? Lo mette in rianimazione, cerca di curarlo per farlo ritornare alla normalità. Era quello che doveva fare il Consiglio Comunale. Se il regolamento fatto da questa amministrazione era incapace, perché è stato fatto da incapaci, cosa significa? Il Consiglio Comunale doveva stravolgerlo e fare un regolamento serio e per bene, non affrettando i 60 giorni. Non c'era volontà e non c'è volontà. Ci siamo? Questo è il dato. Comunque, andiamo avanti con i lavori. Io purtroppo, come già avevo dichiarato, ho una visita alle 10:15 e forse siamo già abbondantemente in ritardo, per cui devo abbandonare i lavori d'aula. E vi auguro buon lavoro. Presidente, mi scusi, come io devo andare via pure, e quindi manca il presidente, allora, manca il vicepresidente, manca il consigliere anziano, ad un certo punto forse è meglio chiudere lei stesso, presidente, mi perdoni. Non sento nulla. Consigliere Losardo, anche senza di lei però siamo in 6, quindi se lei deve abbandonare vediamo chi viene dopo. Sì, io ho 5 minuti e devo andare via, quindi... E allora? Proseguiamo, ci sono altri interventi in merito? Continuando la discussione generale? Non ci sono interventi? No. E allora, andando avanti con l'ordine del giorno, prima dobbiamo nominare gli scrutatori. E allora? Nella persona
del consigliere Palazzo, della consigliera Di Gesù e del consigliere Figuccia. Chi è contrario? Chi si astiene? Tutti favorevoli alla nomina dei suddetti consiglieri. Cosa c'è all'ordine del giorno, signora Guccione, mi perdoni? Approvazione verbale delle sedute del mese di febbraio. Ah, ho capito. Siccome ciò comporterebbe una perdita di tempo rispetto a quello che c'ho io, maggiore rispetto a quello che c'ho io, di conseguenza io debbo abbandonare l'aula, perché altrimenti non ce la faccio. E come vedo che abbandonando l'aula io, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chiaramente verrebbe a mancare il numero legale. Essendo presenti soltanto in 6, devo uscire io, il consiglio avrebbe soltanto 5 presenti, di conseguenza la seduta è tolta. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.